Perito, provincia di Salerno, mi trovo qui in occasione dell'incontro organizzato dal comune di Perito stesso su un problema dilagante un po' in tutta Italia e in tutto il mondo che riguarda appunto il problema del bullismo. In particolare per rimarcare il disagio che molti ragazzi vivono, magari non qui direttamente nel posto di Perito, però in generale purtroppo è un problema molto sentito. Più che i comportamenti diretti che possono avere nella società reale, che potrebbe essere la scuola, la piazza, la strada, i fenomeni di bullismo purtroppo sono molto tipici in rete, sui social, potrebbe essere Facebook, potrebbe essere qualche altra rete. Questi sono i fenomeni più pericolosi e più ricorrenti purtroppo. Infatti il fenomeno di bullismo, così come è stato detto nell'arco del convegno, è la ricorrenza, la ripetitività, non il caso sporadico. Noi per la verità qui a Perito fenomeni diffusi di bullismo non ce ne sono, però siccome i nostri figli partecipano alla vita scolastica altrove, quindi è un dovere da parte dei genitori quello di poter partecipare alla vita dei propri ragazzi cercando di contribuire in modo positivo. Sì, assolutamente, siamo come amministrazione assolutamente soddisfatti della partecipazione che abbiamo avuto nel Comune di Perito per questo evento. Come ho avuto modo di dire all'introduzione del convegno, è stata una forte volontà quella dell'amministrazione di parlare di bullismo e cyberbullismo, volutamente in unione alla manifestazione strafocara della Proloco, proprio perché riteniamo che fare rete tra le associazioni e le amministrazioni, quindi le istituzioni, possa diventare un punto di forza che dia valore aggiunto a tutto ciò che nei nostri piccoli territori può ancora essere manifestato di buono. Sì, un appuntamento innanzitutto importante, ma ci tengo a dire organizzato benissimo, in maniera veramente lodevole. Qui va il mio applauso personale al sindaco del comune di Perito e a Lucilla Baglivo e a tutta l'amministrazione comunale che hanno messo in piedi un evento culturale di taglio veramente importante, con la partecipazione tra l'altro di opere d'arte del professore Apolito e con la partecipazione in particolare del liceo musicale Parmenide di Vallo, che ci ha deliziati con una serie di brani veramente eseguiti in maniera mirabile. L'argomento è importante perché investe non soltanto l'interesse dei ragazzi che vanno a scuola, quindi dei minori o degli adolescenti, ma investe una pletora di responsabilità a partire dai genitori con il dovere che hanno di educare i figli e poi della scuola che ovviamente ha una responsabilità in relazione a questi comportamenti per una sua intrinseca, diciamo, colpa in vigilando.